Ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere cosa ho preso da Lidl, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, sono stata da Lidl e vi faccio vedere quante cosucce carine ho preso. Iniziamo subito da delle cosine che devo riporre immediatamente in freezer prima che si sciolgano e parto da questa novità qui. Mini coni con all'interno e sopra, nella parte superiore, gli Oreo. Fantastico! Poi, rimanendo sempre in tema gelati, ho voluto prendere questi mini ice cream sandwich al gusto di vaniglia. Fagottini ripieni con delle verdure saranno il mio pranzo di oggi, cotti al vapore. Secondo me sono super mega buonissimi. Vado immediatamente a riporre tutto prima che si sciolga e continuiamo. Eccomi di ritorno, andiamo velocemente. Ho preso due confezioni di salviette struccanti della linea Tropical, sempre di CN Summer Edition. Ho preso quelli al mirtillo e ai lamponi. Non ho preso la terza tipologia che è al pompelmo perché l'avevo già provata l'anno scorso e non era stata di mio gradimento. E ha voluto prendere queste scarpine super mega carinissime con le stelline. E queste qui le ho pagate 7,99 euro. Sono veramente molto molto carine. Scarpette sportive da tempo libero per andare al parco, ai giochini, ai dinetti, quindi se si dovessero sporcare con una spugnetta, ciao ciao, abbiamo di nuovo le nuove. Poi, succo di frutta alla polpa di albicocca. La parte beauty ve la mostro con calma ragazze. So che volete quella, ma facciamo un po' di misto così accontentiamo sia voi che i maschietti che guardano il canale. Poi, questo qui è un omaggio fatto a Ciri e dell'Aio. Siri va pazzo per l'aglio, io no. Comunque ho trovato questo aglio, questi spicchi d'aglio sott'aceto con miscela di piante aromatiche. Lui sarà sicuramente felice, io magari un po' meno, però ogni tanto accontentare i mariti perché è giusto. Come loro accontentano noi dobbiamo anche accontentarli. Andando avanti, ho preso questo bevanda ai frutti rossi e sciroppo di lampone con vitamina C. Vi farò sapere cosa ne penso, magari facciamo un assaggino. I dental stick per buddy, quindi per pulire i dentini. Non sono i primi che compro perché a buddy piacciono, quindi quando li trovo li ricompro. Della carta igienica che serve. E adesso, amiche, siete pronte? Perché vi mostro delle cosine che ho preso. Parto subito da questi. Ho preso spray repellente con eucalipto ed estratto di citronella per i bambini contro le fastidiose zanzare che non so se da voi ci sono, ma da noi sono iniziate le grandi e care amiche zanzare a dare fastidio e spero che con questo le possiamo tenere lontane.
Poi ho voluto prendere questo stick qui che è un gel dopo puntura che va bene sia per le zanzare, per le mosche, le vespe e anche per le meduse. L'anno scorso Buddy e io abbiamo avuto un bel morso di vespa e non avevamo qualcosa del genere. Me ne sono ricordata quest'anno di comprarlo e magari questo non lo userò mai, ma in caso mi servisse quest'anno ce l'ho, non dovrò correre a destra e a sinistra per trovare una farmacia, specialmente quando vi trovate in dei posti bellissimi per carità, ma sperduti dal mondo, lì diciamo che un attacco di panico viene. Ho trovato queste due novità, in realtà sono tre, ma io ne ho prese solo due perché mi interessavano queste due. Sono salviettine struccanti licia con acido ialuronico e poi ho preso sempre di licia le salviettine struccanti con latte di avena, queste qui sono molto più delicate, infatti sono ideali per pelli secche e sensibili, mentre queste qui sono per pelli normali. L'altra invece era per pelli grasse e quindi non l'ho preso. Vi do alcune specifiche sul prodotto. Prenditi cura della tua bellezza ogni giorno con le nuove salviette struccanti. Latte detergente delicato arricchito con acido ialuronico elimina efficacemente make-up e impurità da viso, occhi e labbra, quindi si possono utilizzare anche per le labbra. Pelle pulita, idratata e naturalmente luminosa. Azione detox con formula anti-inquinamento, un attivo di origine naturale che aiuta a rimuovere le tracce di smog e di inquinamento che si depositano sulla pelle. Quindi è buono da tenere anche in borsa a Palermo. Come le porterò a Palermo, le terrò in borsa perché il traffico palermitano è qualcosa di indescrivibile. Le amiche di Palermo, confermatelo in un commento. Esclusivo tessuto bifase ed è composto da due lati, un lato con micro rilievi che strucca e un lato liscio che perfeziona. Ottime, contenta di averle prese. Mentre l'altro dice così: latte detergente delicato arricchito con latte di avena elimina efficacemente il make-up e impurità dal viso, anche queste si possono utilizzare sulle labbra per una pelle pulita, idratata e naturalmente luminosa. La formula contiene un prebiotico naturale, un nutrimento per i batteri buoni naturalmente presenti sulla pelle che aiutano a preservare e rinforzare la barriera cutanea e proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. Sono colpa della mia grande amica Elisabetta, è colpa tua, sei tu la colpevole di questi acquisti, lo devi sapere, già lo sai, già te l'ho detto, già ti ho taggata su Instagram. Sì, ragazze, li ho presi anch'io. Questa è la nuova collezione Brazilian Breeze di Sien. E ho preso la mousse doccia e la crema corpo. Questa qui l'avevo vista anche su Instagram da una ragazza che seguo. E saluto, non mi ricordo il nome, perdonami, la Blank ed eccetera dovrebbe essere il suo profilo su Instagram, che aveva fatto vedere questa crema nella texture e profumazione, la descriveva come una profumazione inebriante. E adesso la apriamo insieme e andiamo a vedere la profumazione, se riesco ad aprirla. Allora, vediamo, ho preso forse esageratamente, ne ho presa tanta. Allora, come texture mi piace, anche se ne ho messa troppa, è una crema molto corposa, quindi se avete la pelle secca e
proprio per voi, ma ne ho messe in maniera esagerata, mi sono diventate le mani bianche, ma è colpa mia perché ne ho prelevato un po'. Sinceramente, per quanto riguarda l'odore, non mi piace. L'odore non è di mio gradimento, ma è una cosa personale. No, l'odore non è di mio gradimento, non sento, forse perché magari sono abituata a creme più tropicali dove si sente in maniera più prorompente il cocco. Qui io cocco non lo sento. Dovrebbe esserci burro di cocco, shea butter, coconut oil e pantenolo. No, confermo l'odore, ragazze, per me è bocciato, non mi piace. Però la texture mi piace, quindi me lo metterò così. Che dobbiamo fare? Mi faccio sorridere. Stavo guardando, perché ormai la mia amica Elisabetta fa i video la sera, quindi io la sera ci sono ma non ci sono, magari sono molto stanca, però ascolto i video, riesco a vedere qualche video e quindi mi stavo guardando la sua spesa da Lidl, tutte le novità che aveva trovate, tra cui queste che vi ho mostrato, e mi sono persa la parte in cui lei mostrava questo prodotto per l'uso che è, cioè è un prodotto spray per i piedi effetto seta. Lascia i piedi asciutti e svolge un'efficace azione antisfregramento nella scarpa. Io questa parte non l'ho sentita. Siccome sono andata da Lidl dopo un giorno e mezzo che erano usciti i prodotti, avevo fatto una story su Instagram che non sapevo se avrei trovato qualcosa. Nella foga ho preso le tre cosine che ho trovato e mi sono ricordata di questo prodotto mostrato nel video di Elisabetta, ma avevo perso la parte dove diceva che lei l'aveva preso, ma non per utilizzarlo come prodotto per i piedi, ma io avevo sentito la parte che era uno spray da spruzzare per rinfrescare le gambe. Quindi io l'ho preso, mi sono tirata su il pantalone, lo spruzzo ed effettivamente è vero, mi ha rinfrescato le gambe, quindi felice di aver fatto questo acquisto. Poi giro il prodotto a casa per andarlo a posare e leggo piedi. E poi leggo e ho chiamato Elisabetta e ho detto: vuoi farti una risata? Io ho perso la parte dove dicevi che in realtà è uno spray per i piedi, ma si può utilizzare come spray per rinfrescare le gambe. Ci sono fatti una bella risata, quindi la stanchezza alle volte, ragazze, gioca degli scherzi. Questa era la mia spesa da Lidl con le novità che per me sono queste qua, che ancora non ho visto mostrato dalle mie colleghe. Anche queste scarpine sono delle novità che appartengono a questa settimana. Anche questo io ancora non l'avevo visto, quindi per me sono delle novità. Ragazze e ragazzi, vi mando un bacio grande. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!